Artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ambulanti a stallo fisso e studi professionali potranno tornare ad insediarsi nel cuore dell'Aquila e degli altri centri colpiti dal sisma del 2009 potendo contare su un contributo pubblico. È l'iniziativa Fare Centro, uno strumento normativo con il quale la Regione Abruzzo intende concedere sussidi economici a fondo perduto a beneficio di quelle attività economiche che sceglieranno di tornare nel centro dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sismico. Il bando nei prossimi giorni sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e prevede una dotazione finanziaria complessiva per il biennio 2017-2018 pari a 12 milioni di euro. Sono previsti contributi compresi tra il 50 e il 70% a netto dell'IVA, sempre secondo i principi fissati dal regime del de minimis, a beneficio di imprese che effettueranno investimenti in beni immateriali e materiali. Secondo una prima stima sarebbero circa 500 le imprese che potrebbero beneficiare del contributo, con la conseguenza di generare un'opportunità di lavoro per circa 1.500 persone. Non sono mancate le polemiche però per un bando che è arrivato proprio a ridosso delle elezioni per scegliere il nuovo sindaco dell'Aquila. L'abbiamo fatto sia nell'impostazione e sia anche proprio nella costruzione del bando con il partenariato, come prevedono le norme europee, cioè con tutti i soggetti sociali, le organizzazioni che sono rappresentanti degli interessi, dei portatori di interesse. È venuto fuori una cosa condivisa, secondo me molto, molto seria, molto innovativa e soprattutto una cosa che non c'era in Italia. È la prima volta che si fa un'iniziativa di questo genere e credo che questa iniziativa, ho notizia che questa iniziativa ispirerà anche altre calamità.